Ecco il Milan che non ti aspetti, ma il risultato non cambia. E lui il campione d'inverno, grazie ad un bel gol di Desailly e a una difesa da manuale. Così il diavolo può fare a meno delle invenzioni di Savicevic, oggi irriconoscibile, fino a costringere Capello a richiamarlo in panchina. E si permette di rinunciare anche alla sola punta disponibile, il francese Papin, spedito dall'arbitro Rosica negli spogliatoi dopo soli 35 minuti di gioco. Una domanda d'obbligo per il cronista, una risposta che non può evitare Capello, un giudizio sul Savicevic di oggi. Ma guarda, io non voglio più parlare di Savicevic perché mi sembra ormai luogo comune parlare solo di questo giocatore. Parliamo del Milan, della grande prestazione del Milan. Savicevic fa parte della rosa del Milan. Ha ragione Capello, e parliamo del Milan che ha sofferto in apertura la velocità della Reggiana, capace di costruire trame fitte grazie a passaggi precisi, quasi sempre al volo e senza pause per arrestare o accompagnare la palla. Tanto che in avvio le occasioni più limpide sono state per Esposito, che mostra senza dubbio troppa precipitazione nelle conclusioni. Alla sorpresa iniziale però il Milan risponde con un tiro cross di Orlando che finisce sul palo e poi al 27esimo con il gran gol di Desailly che firma la vittoria su una respinta corta di Capitan Zanutta, peraltro tra i migliori in campo con Sgarbossa e Scienza. Dopo l'espulsione di Papin abbiamo dovuto arretrare di qualche metro, però devo dire che la squadra era molto organizzata, molto unita e siamo riusciti a non farci creare problemi. E proprio Baresi ha guidato e organizzato la difesa del gol di Desailly, costringendo gli avversari a tirare solamente da fuori area. In questo sempre ben coadiuvato dall'impeccabile tempismo di Maldini e nel finale anche da Tassotti, chiamato a sostituire Savicevic, ma disposto in campo al posto di Panucci, mandato ad affiancare Donadoni e Desailly, operosi cursori davanti alla propria difesa. Un Milan corto che con saggia scelta tattica ha lasciato che la Reggiana spadroneggiasse a centrocampo per placcarla puntualmente davanti all'area di rigore di Rossi, ma anche capace di riproporsi in attacco, sia pure col solo Massaro. Forse un Milan non più arrembante schiacciasassi, ma calcolatore secondo ragion di classifica. Come riconosce Gegio Sgarbossa, implacabile controllore di Savicevic. Effettivamente questo Milan si chiudeva parecchio, abbiamo cercato con delle palle filtranti, però loro erano bravissimi col fuorigioco e forse ne abbiamo commessi un attimino troppi. Discutibili alcune decisioni di Rosica.